tutti e benvenuti in questo nuovo vlog di Più Giorni. Pronti? Via! Allora, siamo arrivati da Wawa, quindi adesso oggi giornata di shopping per la scuola, sia proprio materiale scolastico, se l'hanno già messo in offerta, cioè l'hanno già messo giù, sia vestiti per il primo giorno. Comunque poi vi farò vedere tutto in un video dedicato alla scuola, quindi se riesco vi faccio vedere qualcosa mentre siamo dentro. E niente, ora scendiamo. Questa qui è una parte della roba che abbiamo preso, perché ci sono delle borse anche lì sotto che arrivano più o meno fino a qua, dietro a queste, e niente, abbiamo preso un po' di roba. Vi farò dei video dedicati dove vi farò vedere, perché sono praticamente, saranno due video separati, ma sono sicura che vi piaceranno. Adesso andiamo a fare la siamo arrivati, non riesco a farvelo vedere forse. Comunque siamo arrivati al McDonald's per fare la merenda, e niente di che, si prende perché appunto è una merenda, poi dobbiamo fare ancora due cose e poi andare a casa. Merenda. No, solo a parlare. Allora, siamo venute, come vedete, al Gulliver. Di qua è l'uscita, di qua è l'uscita, di qua. Abbiamo preso queste cose qui. E qua l'uscita. E dai! E praticamente con Nipiol c'è una promozione che vedrete poi in un video. Spero che riuscirò a farlo uscire presto. E praticamente, e poi abbiamo preso due o tre cose che ci servivano, già che ero lì non sono stata a girare. Lì c'è Sabrina, Pia, Pia, e là c'è Giada e i bambini. Aia! Adesso carichiamo sulla macchina. Comunque vi faccio vedere ora, perché poi ho preso queste crocchette qui dalla consiglia d'Eric, molti crocchette active, e poi a parte i biscotti Nipiol e gli omogenizzati, abbiamo preso questa sabbietta per il gatto, la bambina che si alza in piedi, e un pacco di pannolini quick 7-18 kg. I pannolini 2,99 €, la lettiera 1,10 €, le crocchette 5,59 €, mentre la roba Nipiol è in offerta. Ma chissà perché, ma chissà se mascherina, la mascherina, ma chissà se è per caso, cioè per sbaglio chiudi la porta così e più ancora le mani tutte qui, gliele tranci. Dai, allacciate. Non pensiamo a queste cose. Infatti, visto che non siete da soli, dovete sempre stare molto molto attenti quando chiudete le porte, come stamattina per la finestra, per esempio. Chi è che l'ha chiusa? Io. Non l'aveva visto. E c'era il dito di Sabrina, al momento la muore così. Via, via. Mamma, però si stava troppo bene a giocare fuori con Pia. Ecco, farei della mamma. Io e Pia eravamo molto più. Se sono bene, ci capisco. Oh, no! Mamma, Pia ti voleva dare un bacino, ha fatto. Vediamo un po' adesso quanto sei. Non vuoi più le andare. Le cinture. Mamma, ora non siamo andati da acqua e sapone. Ci vai domani? Domani bisogna accompagnare Sara, forse prendiamo. Ma tanto domani mica bisogna uscire tutti se devi venire per Sara. Ma cosa fai? Cioè, Sara deve portare James e Giulia. Per forza, per forza. Ok. Quindi le mamme e le Gabriele non veniamo. Esatto. Beh, rimane solo questo pezzo che ho fatto. Non rimane, è normale.
Non lo tagli? Non è in time lapse. Vabbè, ma lo tagli. C'è una machine, forse sì. Meglio se ci fermiamo in uno. Ok, siamo a 2 minuti di video registrati, puoi dire ciò che è? Niente, volevo solamente far vedere mentre ci stavamo preparando per ripartire. Vabbè. Per andare a casa, così prepariamo la cena. Perché abbiamo finito tutto. Abbiamo fatto, è rimasto solo lì per sopra, ma tanto non era una cosa urgente, quindi la posso fare anche domani. Ma poi mercoledì invece ho un corso per il bimbi, è arrivato il momento di rimettersi in pari. Di rimettersi a fare ciò che si stava facendo. E lo diciamo che il papà ha preso delle mozzarelle buonissime arrivate da Napoli. Ecco, l'ho detto io. Bravissima. E quindi niente, adesso andiamo, poi vi faccio vedere che cosa mangiamo, ve lo faccio vedere dopo. Intanto dobbiamo riuscire ad arrivare a casa e a preparare da mangiare. Maurizio gli ho fatto cuocere ieri sotto consiglio di mia sorella 2 pesci che ho preso, che vedrete nel video spesa all'Eurospin, e gli ho fatto quei 2 pesci lì. Noi invece mangiamo delle altre cose. Ma il papà è bravo a mangiare i pesci. Ma che ne so io. Comunque non ne prendiamo mai. Comunque poi vi faccio vedere quello che mangio. Abbiamo mangiato e Pia ha mangiato il gelato, si vede? Cosa dite? Adesso ho bisogno di un bagnettino, di una doccetta veloce e poi andiamo a prendere la mia amica Sara. Allora, siamo in partenza, i bambini, gli altri sono rimasti a casa con il nostro vicino. E noi adesso stiamo andando a prendere appunto la mia amica Sara, perché devo accompagnarla in un posto e suo marito a lavorare non può, e quindi l'accompagno io. Tanto così anche i bambini stanno un po' assieme. Qui il tempo si è girato brutto, stamattina c'era un cielo azzurro senza neanche una nuvola. E adesso invece è tutto coperto con nuvoloni grigi. Vedremo. E niente, Pia brontola un pochino, è iniziato anche a pioviginare. Pia brontolicchia perché ha sonno, quindi spero che si addormenta, così almeno si riposa. E devo andare a buttare di nuovo del vetro, tanto per cambiare, perché l'abbiamo adesso, poi lo devo spostare quando arriviamo lì da Sara, lo devo spostare qui davanti sotto all'ovetto che ho qua di fianco, dove mettiamo Giulia. Invece James lo mettiamo dietro col suo seggiolino. C'è la polizia alla nostra destra. Segue un
giocare a attrezzi, ma non a polizia. E niente, quindi oggi vi ho girato due video che vedrete prossimamente. Stamattina ho messo a posto la scarpiera e ho buttato via un sacco di scarpe. E non sono neanche tutte, perché di sotto ce n'è ancora, solo che poi tenendole lì fa la fine di quelle di Sabrina, che l'altra volta aveva messo delle scarpe che erano di Giorgia e le ha usate due volte, poi le si sono rotte mentre eravamo in giro e le ho dovuto comprare le scarpe nuove di corsa. E allora, tanto per tanto, cioè, le mettono, una volta che non li vanno più a loro, boh, si buttano. Cioè, si buttano nel senso, si danno a queste associazioni per i bambini che ne hanno bisogno. Non è che proprio si buttano, a meno che non sono rotte. Se sono rotte, ovviamente si buttano. E niente, così almeno si aiuta anche le altre persone. È importante, come anche con i vestiti. E ci aiutano le persone che ne hanno bisogno, e tanto se noi ne abbiamo in più che non ci servono, è inutile tenerli lì, insomma. E quindi niente, adesso mi accingo a guidare, così vado da sola. Non è colpa mia, non è colpa mia. Non mi guardare così. Ciao. Eh? Sì, gli si è avvicinato pure lui. Si è avvicinato pure lui. Olivia non li mordeva, aveva paura che li mordeva. Olivia, sì, però è meglio non farli stare insieme adesso. Allora, oggi è un'altra avventura della nostra famiglia. Questo cagnolino l'hanno trovato Manuel e Gabriele mentre portavano fuori i nostri cani. Poi Manuel è andato a recuperarlo. Ma anche quella di Olivia va bene, tanto è piccolo. E adesso lo stiamo tenendo qui. Ho scritto su Facebook per sapere se è di qualcuno. E nel frattempo gli abbiamo dato da bere, qui c'è la ciotolina, e adesso Gabriele sta prendendo le crocchette per vedere se magari ha fame, perché mi hanno detto che l'hanno visto già anche ieri sera, e quindi magari ha fame, poverino. Non credo che posso crepare, il massimo che gli può venire è una cacarella. È anche bravo, si fa carezzare, cioè guardate, per dire. L'unica cosa è paura dei gatti. Allora. E boh, adesso lo teniamo qua e aspettiamo di vedere se i padroni mi rispondono, o qualcuno che conosce i padroni risponde sul messaggio che ho scritto su Facebook, sul post. Allora, abbiamo trovato una signora, ci ha detto che si chiama Leo e che la sua padrona abita dopo il cimitero, quindi adesso noi lo stiamo riportando a casa. Gabriele, puoi stare a lato per piacere? Grazie. Quindi adesso lo stiamo portando a casa. E non correre! E vediamo un po'. Eh? Ah, ok. Cioè, non è che possiamo andare più in là, eh? E ce ne sono altre. Mamma, magari torniamo indietro, però poi andiamo. Prendiamo l'altra strada. Sì, ma arriviamo più o meno a pari di questo. Se non troviamo nessuno, torniamo indietro, perché lì c'è il cimitero. Non è che possiamo cercare 6 mesi, eh? Vabbè, allora cosa facciamo? Cerchiamo solo. Dai, vieni. Vieni, Gabri. Solo per venire e poi torniamo a casa. Sì. Leo? Ti chiamerai Leo? Ma chi sei tu? Chi sei? Non lo so che sono, ma sono pazzo.
da quella parte eravamo e non abbiamo trovato la famiglia del cagnolino. Proviamo a vedere da questa parte, ci sono altre case. Speriamo di trovare la sua famiglia, altrimenti dovrà andare al canile, mi dispiace, però è sempre meglio che lasciarlo in mezzo alla strada, è sicuro. Qui c'è Pia, non so se la vedete. E loro che stanno in mezzo alla strada. Allora, come vedete manca un componente di questo nostro viaggio, manca Leo, perché mentre eravamo fermi qui al cimitero, che siamo passati a salutare mio papà e mia suocera, la padrona è arrivata con il suo motorino e l'ha riconosciuto e ha detto: ah, ma questo qui è il mio cane. Bene, meno male. E allora gliel'abbiamo dato, ha detto che l'era scappato e che ha ringraziato che l'abbiamo trovato e l'abbiamo, diciamo, protetto, no? Perché è inutile, è un cane e se sta in mezzo, cioè girando, può anche essere investito. E niente, quindi adesso noi torniamo a casa, così ci prepariamo perché dobbiamo andare ad Alessandria. I bambini si devono lavare perché poverini, con questa sfacchinata hanno sudato, e visto che abbiamo salvato un cagnolino, direi che soprattutto Manuel e Gabriele si meritano un premio. Ci ho bagnati. Che vi farò poi vedere dopo. Quindi adesso andiamo a casa, ci prepariamo e partiamo. Dietro non ti sta. Vabbè, ma non ti vedi. Che carina che è. Non c'era da due quando ci venivate voi, se no. Però guarda, se la metti quella dietro, quella davanti non va. Ma ci sono, sono sotto. No, ma quelle lì, ci giocavano. Sono finte. Manuel? Visto che non si ferma la piccola che scappava, adesso siamo andati da OVS, come avete visto dalla borsa, adesso invece andiamo da Z. Ciao Pia! Ciao Pia! Dove sta la moto? Il nostro shopping. Fior di latte Oscar Mondiale 2003. Non ho letto tutto. Sopra c'è il fiorino. Il che? Il cerchiolino. Ma cos'è il cerchiolino? Sì. Ah, biscottina. Non riuscivo a